Ciao a tutti, come avete visto dal titolo, oggi Book Tag. È un po' di tempo che non ne faccio. Ho visto questo sul canale di Elena Monti e mi è piaciuto veramente moltissimo. Si chiama Recommendation Book Tag, consta di 20 domande, quindi direi che potremmo iniziare in maniera celere perché sapete che poi io mi dilungo abbastanza. Ovviamente trovate il link al canale e al video di Elena qui sotto. Nel video di Elena ci sono anche riferimenti della ragazza inglese o americana, credo, da cui ha preso queste domande che poi ha tradotto. Allora, le domande sono abbastanza semplici, spesso simili a quelle presenti in altri tag, però c'è quel minimo di differenza comunque che mi permette di parlare di alcuni libri che vi voglio citare, ma anche di affrontare qualche altro argomento comunque connesso ai libri. Allora, domanda numero 1. Un libro che presenti come il tuo libro preferito? Partiamo dalla domanda più difficile in assoluto. Nessun lettore, pochi lettori credo, possano dire di avere un libro preferito. Ci sono tanti libri che fanno parte della vita di un lettore, che lo accompagneranno per sempre con dei bellissimi ricordi, anche e soprattutto dell'esperienza di lettura. Credo anche, tra l'altro, che ci siano dei libri preferiti per ogni epoca di vita di un lettore. Alcuni magari sono legati all'adolescenza, alla crescita, alla prima età adulta, alla maturità. Si cambia nell'arco del tempo come lettori, quindi diciamo che per rispondere a questa domanda potrei citarvi libri che vi ho citato mille altre volte, da Delitto e Castigo, ai Miserabili, a un qualsiasi libro di Dickens, a La Valle dell'Eden di Steinbeck. Di recente ho letto il primo volume della Recherche di Marcel Proust, che credo sia il libro scritto meglio sulla faccia della Terra. Però, volendo rispondere con un titolo a questa domanda e che si riferisce in maniera specifica a questi ultimi anni della mia vita, non posso che recitarvi per la 100.000esima volta Il teatro di Sabbath di Philip Roth. Questo è un libro molto divisivo. Lo voglio dire come prima cosa, parlando di questo libro. È un libro in cui Roth si esprime all'ennesima potenza, estremamente autentico, estremamente rappresentativo della poetica, dello stile, dei temi di Philip Roth. È un libro che tratta della vita di un uomo, Mickey Sabbath, che ha 70 anni, ex burattinaio, e che dopo un evento scatenante che si verifica all'inizio di queste pagine, di questo racconto, ripercorre la sua vita, sia fisicamente spostandosi in vari luoghi degli Stati Uniti, sia attraverso ricordi. Lo stile, diciamo, la struttura di questo libro è abbastanza tipica per quanto riguarda i libri di Roth. Non abbiamo un ordine cronologico, non leggiamo la vita di Mickey Sabbath dalla nascita alla vecchiaia, ma è lui che appunto ripercorre la sua vita e quindi saltiamo di periodo in periodo rispetto a quello che gli è accaduto, a quello che l'ha portato ad essere quello che è. È un libro che riflette molto su tutti gli aspetti della vita, anche più scabrosi, anche più depravati, anche più sporchi, anche quelli che riguardano le cose che normalmente nascondiamo, ma anche ci nascondiamo. Va molto a fondo in questi argomenti, Roth, per questo dico che potrebbe anche essere disgustoso per qualche lettore questo libro. È il mio libro preferito perché, a parte essere scritto benissimo, a parte aver compreso, più vado avanti a leggere Roth, ho finito di recente, ho sposato un comunista e ne sono sempre più convinta che Roth è lo scrittore che si avvicina di più al mio gusto a livello di prosa e di stile, a parte l'altissima letterarietà di queste pagine che sono anche molto citazioniste, c'è tutta la questione del teatro, della maschera, è citato Shakespeare più volte. A parte tutte queste cose, questo è un libro vita perché la esplora in ogni suo recondito recesso. È profondo, è bellissimo, è autentico, è vero. Questo per me, per ora, in questi ultimi anni, è sicuramente il mio libro preferito. Andiamo alla seconda domanda, quindi, un libro che è il tuo guilty pleasure. Allora, io vorrei parlare di due autori. Innanzitutto vorrei specificare che non amo particolarmente l'espressione guilty pleasure perché
connette un elemento in qualche modo di colpa o di vergogna alla lettura. Che cosa si intende per guilty pleasure? Si intende quel libro, quegli autori, quei libri che si leggono un po' per passatempo, che ci danno semplicemente piacere. Che sono quei libri che a volte si usano da cuscinetto tra un libro e l'altro, libri di intrattenimento. Viene utilizzata la parola guilty, quindi piacere colpevole, perché molto probabilmente in tanti casi non si parla di alta letteratura, perché così si legge se per il semplice piacere. Ora, io in questo non ci trovo niente di colpevole. Se mi seguite sapete bene che non uso queste categorie per quanto riguarda i libri, assolutamente. Però utilizziamo questa espressione giusto per capirci e non farla troppo spessa. Allora, io ho dedicato un video di recente ai libri di intrattenimento, quelli che considero libri di intrattenimento intelligente, e potrebbero tutti finire volendo in questa categoria, ma nel mio caso specifico ci sono due autori a cui mi rivolgo quando voglio proprio provare il piacere della lettura, soprattutto uno, ma partiamo dall'altro. Allora, uno è Jo Ann Lansdale, io qui ho portato In fondo alla palude, che è il mio libro preferito di Lansdale tra quelli che ho letto, e l'altro è ovviamente il gigantesco, incommensurabile, insuperabile Re Stephen King. Questo è Il Miglio Verde, il libro che ho terminato ieri sera. Allora, da cosa sono accomunati questi autori? Secondo me, principalmente sono accomunati dall'essere due americani anomali nell'ambito letterario. Li potrei definire due autori molto ruspanti. Sono popolari, sono mainstream, sono molto letti, specialmente Stephen King. Ma non per questo, secondo me, non hanno un intrinseco valore letterario, l'uno per l'altro, direi. Non li ho inseriti nel video dei libri di intrattenimento intelligente proprio perché io ritengo che abbiano un po' una marcia in più rispetto agli autori che vi ho invece citato in quel video. Allora, per quanto riguarda Lansdale, sappiamo che principalmente la profondità, diciamo, dei suoi libri, è da, ritrovare nei temi che tratta. Lansdale è un texano, è stato definito come il poeta col cappello da cowboy e gli stivali, e ci parla del sud degli Stati Uniti. Di tutto quello che è la vita in questi stati, ci parla molto di razzismo, e attraversa la storia del sud degli Stati Uniti scrivendo anche romanzi storici. Questo è ambientato nel periodo della Grande Depressione. Il protagonista è un ragazzino, quindi questo è anche, forse soprattutto, un romanzo di formazione. Che all'interno ha un mistero, c'è cioè un omicidio, ma non è il thriller il focus di questo romanzo, quanto la crescita di questo ragazzino che principalmente si imbatte con razzismo, si imbatte con la verità e la crudeltà del razzismo. Lansdale affronta questo tema spesso e volentieri, affronta il tema degli abusi familiari, degli abusi sulle donne. Lo fa alle volte forse in maniera un pochino didascalica, magari un po' più semplice rispetto a quello che fanno altri autori, ma Lansdale scrive veramente molto molto bene. Sa anche inserire, cioè, elementi di grottesco, di surreale nei suoi racconti che sono sempre originali. È una penna molto personale, ha una voce unica. Che dire poi di Stephen King? Stephen King è un gigante assoluto. È stato spesso criticato, specie all'inizio della sua carriera, soprattutto dai critici, perché ha avuto un enorme successo di pubblico da subito, a partire dai primi degli anni 70. Spesso il successo di pubblico immediato mal si sposa col successo in ambiti un po' più alti della letteratura. Sicuramente non gli ha giovato il fatto di essere principalmente all'inizio della sua carriera un autore di genere, un autore di romanzi horror.
È stato ben presto etichettato come thriller horror. È sbagliata questa definizione? No, ma non è solo questo. Non è solo questo, tanti dei suoi romanzi, magari pur contenendo elementi, non tutti, ma alcuni, contenendo elementi fantastici, magici, in alcuni casi che si avvicinano all'horrorifico, non sono romanzi horror. Io questo non posso assolutamente definirlo un romanzo horror. Oggi non vi racconto niente di questo libro perché l'ho finito ieri. Io ho bisogno di un po' di tempo per ragionarci su prima di parlarne, ma è un romanzo famosissimo, uno dei suoi più grandi capolavori, ed è stata un'esperienza fantastica la lettura di questo libro, veramente fantastica. King ha la capacità, secondo me, più di ogni altra cosa. Sono tante le caratteristiche che amo in King, ma quello che proprio lo contraddistingue appena iniziato un libro di King è il fatto che riesce immediatamente ad agganciare il lettore e a creare all'istante un'atmosfera unica. Secondo me, King è un raccontatore di storie, ancor prima che un narratore. La sensazione quando si comincia un libro di King è che si crei, è come se foste intorno a lui, davanti a lui. Si creasse una specie di penombra e lui cominciasse a raccontare e voi siete lì ad ascoltare in silenzio, pendendo dalle sue labbra. Ha veramente questa capacità, è una specie di magia che lui riesce ad innescare tra lui che scrive e il lettore che lo ama e che lo legge. King fortunatamente è stato riscoperto poi negli anni anche dalla critica, rivalutato. In Italia i critici, comunque chi si occupa di letteratura, tra chi si occupa di letteratura, chi l'ha maggiormente riconosciuto anche per il suo valore letterario sono stati ad esempio nomi tipo Loredana Lipperini, Michele Mari, Antonio Dorrico. È sempre più stimato anche per le sue qualità letterarie. È presente sulle antologie scolastiche. Fortunatamente, insomma, King è riconosciuto per tutte le sue capacità e non solo per quelle di essere un autore che vende tantissimo, che piace moltissimo, che è diventato ricchissimo, che sappiamo essere questa una caratteristica che sta antipatica. Tanti lettori, magari un po' snob, o a certa parte della critica letteraria. Del resto è successa la stessa cosa anche a Charles Dickens, e mi pare che non ci sia dubbio che Charles Dickens, insieme a Shakespeare, che piacciono meno questi autori, sono i più grandi autori inglesi, più letti, più tutto. King ha questo destino, io non ne ho dubbi assolutamente. Poi, domanda numero 3. Un libro che tutti hanno amato, ma tu no. Allora, io adesso vi faccio vedere un libro, prima di cancellare l'iscrizione al canale, ascoltatemi fino alla fine. Allora, vi cito Stoner di John Williams, che è il primo libro che ho letto quest'anno, con cui ho aperto il 2023. Io ho interpretato questa domanda in senso letterale, quindi un libro che tutti hanno amato e io no. Questo non significa che questo libro non mi sia piaciuto, ma non l'ho amato. È un libro a cui ho dato comunque 4 stelline su Goodreads, credo che sia una splendida lettura, ma non ha quel fattore wow che mi porta a dare 5 stelline a un libro. Vi lascio qui sotto il video del riepilogo delle letture di gennaio in cui vi spiego bene che cosa ha creato in me questa lettura, ma per ora qui diciamo vi dico quali sono i due elementi che non me l'hanno fatto particolarmente amare. In primo luogo la prosa. La prosa è stupenda, ma non è la prosa che io amo. Questo libro, la stessa identica storia, lo stesso identico personaggio, con le stesse caratteristiche, in mano a Philip Roth, sarebbe stato un libro che io avrei amato profondamente ed è evidente che questa è solo una questione di gusto personale. La prosa di John Williams è una prosa più semplice, meno strutturata, proprio anche a livello di sintassi, di lessico che viene utilizzato, meno citazionista, meno arrotolata su se stessa in un certo senso, più limpida. È molto molto bella, però non ha la limpidezza tagliente di Shirley Jackson, ad esempio. Non ha quella capacità evocativa che mi fa amare anche una scrittura di questo genere.
In secondo luogo, io non ho trovato in questo romanzo quello che hanno trovato tanti lettori, una sorta di riconoscimento, rivelazione, quasi un manuale di vita. Io ne ho sentito parlare in questi termini da diverse persone, come un libro folgorante da questo punto di vista. Io credo di aver sbagliato, non di aver sbagliato, non è questione di errore, diciamo che probabilmente avrei trovato questi aspetti se l'avessi letto anni fa. Probabilmente un lettore più giovane, non giovanissimo, ma più giovane, potrebbe trovare in queste pagine diversi stimoli, anche proprio di interpretazione della vita, ecco, diverse guide in un certo senso. Io non le ho trovate, forse perché ci sono passata, forse perché sono più vecchia, più cinica, non lo so, può essere. Non ho scovato questo riconoscimento. Ci sono delle riflessioni profondissime sulla vita, sui rapporti umani, sull'arco di una vita intera, perché qui Stoner Williams non fa altro che raccontarci la vita di un uomo. La vita di un uomo normale e tutto quello che succede a un uomo normale. Alcuni detrattori di questo libro hanno riscontrato in questo libro un difetto che invece io, pur non amando profondamente il libro, non ho riscontrato. Si è detto che Stoner sia un uomo che si lascia vivere, una sorta di ignavo della vita. Non è così affatto, secondo me. Stoner prende tante decisioni, cioè non è un eroe, è un uomo come tanti, e questo voleva scrivere John Williams, ma nella sua vita di un uomo come tanti prende tante posizioni nell'ambito lavorativo, anche decisioni che in qualche modo inficiano la sua carriera, nell'ambito umano, sentimentale, nella sua sfera amorosa, diciamo, prende delle decisioni, certo che non sono tutte condivisibili, certo che non si comporta sempre bene, così come un essere umano fa nell'arco di tutta la sua vita. Io non trovo affatto che Stoner sia un uomo senza qualità, questo assolutamente no, però ecco, per stile e per forse quello che io mi aspettavo, visto quanto ne ho sentito parlare di questo libro, non ho trovato un libro da amare, un libro molto bello, ma non da amare. Poi, dove siamo arrivati? È solo alla terza domanda. Ok, un libro che hai letto molto velocemente. Allora, il mio ritmo di lettura è più o meno sempre lo stesso. Poi è evidente che ci sono dei libri che si prestano a una lettura più vorace, perché magari hanno uno stile narrativo molto fluido, perché sono estremamente scorrevoli, proprio perché il racconto è un flusso che quasi non si può interrompere, che hanno una prosa semplice o che semplicemente agganciano molto il lettore. Ci sono dei libri più complessi o magari in cui semplicemente il singolo lettore vuole soffermarsi un po' di più, però diciamo che in media io leggo più o meno lo stesso numero di ore tutti i giorni e il mio ritmo di lettura è piuttosto consolidato, quindi fatico a dire che un libro l'ho letto super velocemente rispetto ad un altro. Ho due esempi da portarvi la cui velocità di lettura dipende da circostanze esterne e anche dalla tipologia di libri. Allora, in primo luogo vi porto James Elroy con LA Confidential. Allora, io questo libro, lo scrivo sempre le date qui, l'ho letto tra il 13 aprile e il 16 aprile del 2022 e sono 600 pagine. Allora, primo motivo estrinseco che mi ha permesso una lettura veloce, le vacanze di Pasqua, quindi ho letto diciamo un'oretta in più al giorno rispetto a quanto io legga normalmente, quindi ho avuto più tempo. In secondo luogo, questo è un libro che secondo me non solo si presta a una lettura veloce, ma vi consiglio, se lo volete affrontare, di leggerlo quando sapete di poter fare sedute di lettura piuttosto lunghe, perché è una trama molto complessa, articolata, con tante sottotrame che si intrecciano tra loro, una riprende l'altra, che riprende l'altra, che si collega alla trama principale, che se perdete il filo poi fate fatica a riannodarlo. Le prime 60-70 pagine di questo libro sono belle complesse, perché James Elroy, come ho capito fa un po' sempre, vi butta in mezzo a una storia. Questo libro si apre in un distretto di polizia a Los Angeles negli anni 50 a storia cominciata. Avete una serie di nomi, avvenimenti, cose senza nessuna spiegazione.
Abbiate pazienza perché poi quando la storia ingrana in un certo senso, tutto si ricollega perfettamente e quindi secondo me c'è la necessità di leggerlo piuttosto velocemente, tra virgolette, capitemi in che senso, però c'è anche la voglia perché una trama così articolata aumenta il desiderio del lettore di procedere e di vedere dove l'autore andrà a parare, come si concluderanno tutte le porte, tutte le strade che ci ha aperto questo autore. Io ho amato questo libro, siamo, ve l'ho detto, a Los Angeles negli anni 50, siamo intorno a Hollywood, nella malavita organizzata, tra poliziotti corrotti, poliziotti violenti. E siamo con personaggi assolutamente ambigui. Qui il grigio scuro la fa da padrone, qua dentro in queste pagine. James Ellroy, nonostante scriva noir piuttosto anche pesanti da un certo punto di vista, anche violenti, anche difficili da digerire per certi aspetti, ci presenta anche dei personaggi importanti, anche delle tematiche. Qui i tre poliziotti, i protagonisti di questa storia, non sono dei fantocci che servono, che sono funzionali alla trama. Questo è un libro che va avanti per la trama e per i personaggi con lo stesso livello di intensità. Mai avrei pensato di leggere l'ultima frase di un libro di questo genere e di commuovermi perché è successo. È un grande, James Ellroy, è assolutamente un grande. Un altro libro che ho letto molto velocemente è Lonesome Dove di Larry McMurtry. Ve l'ho detto un milione di volte. Questo l'ho letto tra il 15 luglio e il 21 luglio del 2022 e sono circa 1000 pagine. Anche qui ero abbastanza libera, a livello di tempo proprio, ma soprattutto questo è un libro che ha una narrazione con un fluire unico, senza stacchi. Non so come spiegarvi, è una narrazione che vi accompagna, vi trascina, vi porta con sé. Ci sono tanti personaggi, tante storie, tante ambientazioni. È un libro estremamente avvolgente. Ve ne ho parlato tantissimo, ricircerà fuori in questo tag altre volte, quindi non mi dilungo ora, però anche questo è un libro che ho letto piuttosto velocemente. Poi, domanda numero 5, un libro che merita più clamore. Qui ne ho due che vi, cioè veramente io col cuore in mano, se non li avete letti, vi invito caldamente a leggere. Il primo è il mio recentissimo innamoramento, ve ne ho parlato nell'ultimo video, riepilogo delle letture svolte, Shirley Jackson con La Meridiana. Io non capisco per quale ragione questo libro, quando è uscito in Italia un paio di anni fa, mi pare, sia quasi passato sotto silenzio. Qui in Italia sembra quasi che Shirley Jackson abbia scritto solo Abbiamo sempre vissuto nel castello e L'incubo di Hill House. La Meridiana è una vetta assoluta della sua scrittura. Ci sono tutti i temi, tutto lo stile, tutto di Shirley Jackson qua dentro: un pre-apocalittico, predistopico, surreale, ipnotico, grottesco, ironico in una maniera pazzesca, psicanalitico. Le interpretazioni che si possono dare a questo libro sono tantissime. Abbiamo una casa, abbiamo un dentro e un fuori la casa, i personaggi quasi prigionieri di se stessi all'interno di questa casa che è mutaforma, che ha stanze nascoste, giardini coi labirinti, riferimenti alla stregoneria, al roghi dei libri. È pazzesco, è veramente pazzesco questo libro, è veramente bellissimo. Scusatemi, mi è suonato il telefono, comunque avevo finito di parlare di questo libro perché o ne parlo per 3 ore o vi faccio solo dei cenni e vi invito alla lettura con tutto il mio cuore, davvero. Esplorerò Shirley Jackson sempre di più, mi piacerebbe leggere tutto quello che è uscito in Italia, sono a buon punto, e poi magari fare un video monografico sull'autrice perché ci tengo veramente tanto. Un altro libro che deve essere letto assolutamente è Chiamalo sonno di Henry Roth. Vi ho parlato alla fine dell'anno scorso di questo libro che è semplicemente grandioso, è grandioso e troppo poco conosciuto. Anche dopo avervene parlato in un paio di video, dai vostri commenti,
ho capito che questo è un libro che viene mediamente citato da alcuni testi universitari, alle volte studiato nelle università specialistiche, parliamo di letteratura americana del Novecento. È stato letto da qualcuno per caso quando uscì con Garzanti negli anni Ottanta, ma poi è un po' così, un po' di nicchia. Tanto dipende dalla sua assurda storia editoriale. Questo libro è uscito nel 1934 negli Stati Uniti come opera prima di uno sconosciuto newyorkese di 28 anni. Fu accolto dalla critica come un capolavoro, anche dal pubblico. Poi l'oblio. Henry Roth si ritirò nel Maine ad allevare anatre e per decenni il suo silenzio fu interrotto solo da qualche raro racconto. Fu riscoperto nel 1960 da influenti critici che promossero la ristampa del romanzo, che in pochi anni conobbe uno straordinario successo di pubblico. Allora, c'è una bellissima introduzione a questa edizione Garzanti di Mario Materassi, che è uno studioso di altissimo livello di letteratura americana di quel periodo storico. Calcolate che Mario Materassi è anche il traduttore di Faulkner per Adelphi. È uno che se ne intende parecchio. In questa introduzione, questo studioso ci racconta la storia di questo libro. Questo libro esce più o meno negli stessi anni di libri quali i più famosi libri di Steinbeck, almeno quelli che hanno, diciamo, iniziato la sua carriera di grande scrittore. Esce quando esce Fitzgerald, esce quando esce Dos Passos, esce quando esce Faulkner. Henry Roth è circondato da questi nomi, avrebbe potuto far parte di questo Olimpo anche a livello di conoscenza del pubblico se non avesse scritto solo questo libro. Materassi ci racconta del perché e il per come, perché poi l'ha rivelato quando era anziano ed era stato riscoperto. Henry Roth si allontanò dalla letteratura completamente. Questo resta un unicum, ma è considerato ormai ad oggi la base fondativa di tutta la letteratura ebreo-americana che è venuta dopo. Quindi parliamo di nomi quali Saul Bellow, quali Bernard Malamud, quali Philip Roth stesso. È tutto partito da qui e questa è una storia gigantesca. È bellissimo il racconto, ma lo stile di prosa è qualcosa di veramente tanto tanto innovativo. Allora, vi leggo solo velocemente qui dietro per far veloce. Allora, ambientato nel quartiere ebraico di New York, ha per protagonista il piccolo David Sherl, emigrato nella Terra Dorata nel 1907 dalla Galizia e cresciuto in una torbida atmosfera familiare, fra l'oscuro terrore che nutre per il padre e l'amore incondizionato per la madre. Si può leggere Chi ama lo sonno come un romanzo di formazione, come un memorabile affresco storico della New York dei primi del secolo, come un'epopea della comunità ebraico-americana fra esilio e appartenenza. Ma farne un classico della letteratura del primo Novecento è la maestria di Roth nel filtrare questi elementi narrativi attraverso lo sguardo sensitivo e incantato di un bambino che si misura con il mistero della vita e scopre Dio, la morte, il sesso e l'amore, l'amicizia e il tradimento in un ineffabile cammino di iniziazione in cui tutto è epifania. Allora, è tutto questo libro, ma quello che vi resterà sempre nel cuore è David. Perché è tutto filtrato dai suoi occhi, noi seguiamo lui nell'arco di 3 o 4 anni della sua vita e anche tutti i suoi pensieri interiori. È un bambino questo particolarmente sensibile, che ha un rapporto di particolare attaccamento con la madre. È dolcissimo il racconto di questo bambino e di sua madre vista dai suoi occhi. Ma c'è un'innovazione di prosa qua dentro che è grandiosa, perché abbiamo i capitoli interrotti alle volte da flussi di coscienza veri e propri, flussi di coscienza che hanno il sapore di Virginia Woolf, di Joyce. Ci sono questi sprazzi di letteratura altissima qua dentro,
che sono davvero, davvero grandiosi. Stavo cercando, no, però adesso facciamo notte. Credetemi, leggetelo, appunto, non dico altro. Poi, sei un libro che è diventato un film o una serie TV. Allora, sono tantissimi, diciamo che io ho voluto usare questa domanda per parlarvi di un film tratto da un libro che è più bello del libro. Allora, tante volte, tantissime volte noi lettori riscontriamo quanto il libro sia meglio del film. Lo diciamo spesso, ma alle volte anche solo e semplicemente perché il libro è spesso più approfondito, ci sono molti più episodi, i personaggi sono più indagati, ma semplicemente perché il mezzo narrativo è diverso dal mezzo cinematografico, quindi parlano due linguaggi diversi e spesso noi lettori apprezziamo di più il linguaggio a cui siamo più legati in un certo modo. Ci sono tanti casi, secondo me, in cui il film è più bello del libro o comunque a livello di valore artistico come opera è al pari del libro. Magari si esprime in un modo di, anzi senza magari, si esprime in un modo diverso, raggiunge risultati diversi perché diverse sono le arti, però abbiamo tanti esempi di film bellissimi tratti da libri. Secondo me un caso in cui davvero il film è superiore, anche dal punto di vista letterario, al libro è Jules et Jim di Truffaut. Come film, io ho letto anche il libro Jules et Jim, l'ho letto dopo aver visto il film. Vi dico solo che Truffaut rese famoso il libro. Truffaut prese spunto da questo libro di Rocher, che è un racconto, è molto semplicistico parlare di un triangolo amoroso, è molto semplicistico perché i rapporti tra questi tre personaggi sono decisamente più ambigui, non ambigui in senso pruriginoso, sono più ambigui proprio a livello di rapporti umani. Truffaut vede il potenziale all'interno di questo racconto, che tra l'altro era autobiografico rispetto all'autore che l'ha scritto, e ne fa un film a dir poco straordinario, uno dei film che ho visto di più, uno dei film di cui a volte riguardo anche solo per immagini. È un film meraviglioso che vi consiglio assolutamente. Poi, un libro che rileggi spesso. Allora, anche qui ho dedicato un video a tutto un discorso sulla rilettura. Fino a qualche anno fa io non rileggevo mai, adesso sono 2 o 3 anni in cui mi capita spesso di rileggere dei libri. Questa domanda però si riferisce di più a un libro che rileggi spesso, come a dire, un libro a cui si è particolarmente affezionati e a cui si torna. Non è una cosa che io faccio. Io rileggo libri perché magari è passato molto tempo da quando li avevo letti la prima volta e voglio scoprirli meglio, cioè andare più, cioè stratificare meglio la mia analisi e la mia conoscenza rispetto a quei libri, o perché semplicemente mi sembra di non ricordarmeli più e quindi li voglio rileggere. Ho riletto dei libri, cioè It l'ho letto 3 volte. I Promessi Sposi l'ho letto 3 volte, lo rileggerò di nuovo. Ci sono diversi libri oramai che ho riletto. Anche lo stesso Sposato un comunista di Roth, adesso che l'ho letto, era la seconda volta che lo leggevo. Sono tanti, però non ce n'è uno a cui torno perché voglio essere confortata, ritrovare quelle pagine dall'inizio alla fine. Allora, diciamo che però io vi voglio citare 3 libri che leggo a pezzi. Sapete che io spesso e volentieri, non sempre, ma annoto i libri o ci metto segnapagine, ci scrivo davanti, scrivo dentro, li annoto. Lo faccio per tante ragioni. Uno perché per me è importante per trattenere e per capire meglio quello che sto leggendo. È una cosa assolutamente soggettiva, perché c'è chi questa, no, ci sono tantissime persone a cui questa cosa non serve affatto e riescono a trattenere perfettamente, quindi non è che si è obbligati a farlo, che questo significhi leggere meglio in maniera più approfondita, assolutamente no, serve a me. Ma se, mi serve anche per tornare su quei libri nel tempo, perché mi sono segnata delle cose che voglio andare a rileggere per svariate ragioni. Avete visto, vi ho portato qui Stradario aggiornato di tutti i miei baci di Daniela Ranieri, che non ho, dopo la prima volta che l'ho letto, riletto dall'inizio alla fine, ma ho diviso i colori dei segnapagine perché ogni colore
si riferisce a un tema specifico, che sia alle volte una citazione letteraria, alle volte passaggi particolarmente belli a livello di prosa, alle volte pensieri di questa donna più o meno mia coetanea, che è un po' l'alter ego dell'autrice all'interno di questo libro, che particolarmente mi hanno commossa, mi hanno emotivamente colpita o intellettualmente colpita. Vado a rileggere a pezzi questo libro. Alle volte lo apro a caso o appunto scegliendo, aspetto al segnapagine, qual è l'argomento che voglio affrontare, vado a rileggerne qualche pagina e trovo un grandissimo piacere. Anche questo è un libro che è stato mediamente apprezzato, ma non da tutti, e ci sta perché credo che anche questo per tanti aspetti sia un libro che può non piacere. Io credo che sia assolutamente incontrovertibile, inopinabile il fatto che abbia un livello letterario altissimo, ma la voce di questa protagonista non è sempre simpatica, neanche a me, non sempre esprime opinioni con le quali io sono perfettamente d'accordo, ma non me ne frega niente. Questo libro parla di una donna italiana oggi come non lo fa nessuno. Io mi ci sono sentita dentro tantissimo qui, ma proprio tantissimo. Sicuramente parte del mio amore per questo libro dipende da questo riconoscimento, da questa sorta di rivelazione che ad esempio ho avuto con questo e mi è mancato con Stoner. Con questo l'ho avuto completamente, quindi vado a rileggere a brani questo libro. Un libro di cui non vi ho mai parlato se non nell'haul, quando appunto ve l'ho mostrato la prima volta, è questo libro di Nadia Fusini, Un anno con Virginia Woolf, che era uscito alla fine del 2021. Cosa ha fatto Nadia Fusini? Ha preso dei brani scritti da Virginia Woolf, sono 365 brani, uno per giorno del 2022. Quindi abbiamo 1 gennaio. E abbiamo un brano scelto da Nadia Fusini. Sapete che Nadia Fusini è la più grande studiosa italiana di Virginia Woolf, non solo, anche di Shakespeare, anche di tanta altra parte della letteratura inglese, ma come conosce Virginia Woolf lei, credo nessuno. Lei cosa fa? Fa una piccola introduzione, quindi ci dice da che cosa è tratto il brano che c'è qui sotto, in che periodo della vita era Virginia Woolf quando lo scriveva, a cosa si riferiva, qual era il contesto da cui questo brano è stato estrapolato. Quindi questo è un libro in teoria che nasce per essere letto appena ti svegli la mattina, un brano al giorno. Io non ho fatto esattamente questo. Io ogni tanto vado a prendere dei brani e li leggo e li rileggo e li rileggo. Alcuni mi hanno colpita moltissimo, quasi da farmi male, perché anche con Virginia Woolf io trovo quel rispecchiamento che mi sorprende così tanto alle volte nei libri. L'ho trovato la prima volta leggendo Mrs. Dalloway, anche quello è un libro che potrei rileggere in continuazione. Tra me e Virginia Woolf non c'è quasi nulla in comune, ma veramente quasi nulla in comune, eppure io comprendo, non a livello intellettuale, perché dire di comprendere Virginia Woolf a livello intellettuale lo può dire solo Nadia Fusini, probabilmente, ma lo sento quel libro profondamente. Queste pagine sono magnifiche, alcune ti strappano l'anima, ma sono meravigliose. Alcune sono anche molto ironiche. Questo è un aspetto, per esempio, di questa autrice che non conoscevo affatto. Fa anche molto ridere, anche molto pungente, satirica alle volte, soprattutto nei brani tratti non tanto dai libri quanto dai diari o dalle lettere. Questo, diciamo, è un piacere che mi regalo ogni tanto con grande soddisfazione. E poi rileggo spesso e volentieri alcune di queste pagine di Giorgio Manganelli, Pinocchio, un libro parallelo. Ve ne ho parlato, ho dedicato un video a Pinocchio e a questo libro, che è una lettura critica di Pinocchio, ma non solo. Le pagine che più spesso io rileggo sono quelle che riguardano la lettura. Come Manganelli parla di lettura e lettore, di come un libro si legge o andrebbe letto, secondo Manganelli. Sono pagine che vi ho letto tutte, quasi tutte, all'interno di quel video, quindi non lo faccio ora, vi linko qui sotto il video
E sono, diciamo, è la parte finale del video, la lettura di queste pagine. Anche qui vado spesso a leggerle e a ricordarmi perché io leggo come leggo, perché è grandioso Manganello in questo senso, veramente grandioso. Vediamo di sbrigarci un pochettino. Numero 8, un libro di un genere che di solito non leggi. Io avrei potuto portare Gli inganni di Locke Lamora. Tutta la The Gentleman Bastard Sequence, io non leggo fantasy, ma ve l'ho detto tantissime volte che quella serie è stupenda. Ma di fantasy, non ve lo cito mai abbastanza, che ho amato moltissimo, è anche di Susanna Clarke, Jonathan Strange e il signor Norrell, che io con questa edizione vecchia, ora ha un'edizione molto più bella, Fazzi. Anche qui è un libro che sì, è fantasy, però è anche un libro storico, forse più storico che fantasy. Con delle invenzioni stilistiche che hanno quasi del postmoderno, che potrebbe piacere a tante persone che non leggono normalmente fantasy, e magari meno a chi lo legge più spesso il fantasy, ecco. Anche questo è un libro che divide parecchio, non è piaciuto a tutti, tanti l'hanno trovato lungo, dispersivo, prolisso. A me i libri lunghi, lenti, prolissi, dispersivi piacciono, non c'è niente da fare. L'immaginario di Susanna Clarke che parla di magia nell'Inghilterra ai tempi delle guerre napoleoniche è meraviglioso. Io ho adorato, profondamente adorato questo libro. Un libro che merita tutto il clamore che ha ottenuto. Qui copio spudoratamente Elena, ma perché la penso esattamente come lei, non per altro, Gianmarco Griffi con Ferrovie del Messico, che purtroppo, come un po' tutti ci aspettavamo, non è entrato in cinquina per il premio Strega, ma diciamo che ha veramente ottenuto un successo che io credo che se avessero annunciato all'autore o alla casa editrice un anno fa, gli avrebbero riso in faccia, perché è stato veramente un successo strepitoso, ma soprattutto autentico, perché viene esclusivamente dai lettori, dal passaparola tra i lettori, perché questo è un libro magnifico, è un libro originale, di grandissima personalità, con un respiro ampio, internazionale, è letterario, ma scorrevole, avvincente, ha solo pregi, secondo me, questo libro, solo pregi. Anche qui non mi voglio dilungare perché ho dedicato un video a questo e ad altri libri adesso connessi. Secondo me, anche questo ve lo lascio linkato, meritatissimo successo. Sarebbe stato in cinquina alla grande, ma pazienza, va bene così lo stesso, dai. Poi, 10. Un libro che di solito consigli quando ti viene chiesto un consiglio. Non ce l'ho, non ce l'ho perché generalmente se mi viene chiesto un consiglio, mi viene chiesto un consiglio abbastanza specifico, tipo, non so, consigliami un libro di letteratura americana, consigliami un libro di letteratura vittoriana, un libro, boh, di intrattenimento, insomma, mi viene richiesto comunque un consiglio, non dico specifico, ma insomma, un po' che riduca un po' il campo nella scelta. Alla domanda, consigliami un bel libro? Semplicemente non so rispondere, non so rispondere perché sono tanti quelli che mi sono piaciuti, perché sono tanti diversi tra di loro, perché alcuni non li consiglio a cuor leggero, come il Teatro di Sabbath. Certo che mi piacerebbe che lo leggessero tutti, ma so perfettamente che a tanti lettori farebbe schifo. Quindi diciamo che il mio lo faccio già facendo video su YouTube e punto, non ce la faccio a consigliare un libro e basta, così a caso. Poi, numero 11, un libro che ha i tuoi personaggi preferiti. Anche qui fatico parecchio perché i miei personaggi preferiti sono semplicemente i personaggi scritti bene. A me piacciono spessissimo dei personaggi letterari che se fossero persone nella vita vera, odierei profondamente perché magari hanno caratteristiche umane assolutamente deplorevoli o perché fanno scelte che io non farei per tanti motivi. Io è difficile che non provi empatia per i personaggi perché magari un personaggio mi starebbe antipatico se fosse una persona. Cioè, mi rendo conto che riesco sempre di più a tenere questa distanza tra persona e personaggio. Il personaggio letterario è un'altra cosa rispetto a che se fosse una persona vera. Quindi mi capita di provare empatia e di amare dei personaggi che sono
umanamente estremamente criticabili, come Mickey Sabbath, tanto per fare un esempio, perché ce l'ho qui davanti. È vero però che ci sono dei personaggi che sono adorabili, come David di Chiama al Sonno, come Herzog, Moses Herzog di Saul Bello, è un personaggio che non si può non amare. È un uomo per cui proverete veramente tanta empatia, me ne sono scritti altri, Jean Valjean è uno dei personaggi più grandiosi che siano mai stati scritti nella storia della letteratura, protagonista dei Miserabili. Il principe Andrei di Guerra e Pace, Eric di Niente di Nuovo sul fronte occidentale, è un personaggio struggente, bellissimo. Gus di Lonesome Dove. Gus di Lonesome Dove forse è il personaggio a cui ho voluto più bene, se è possibile. E poi vabbè, tutto il club dei perdenti di It, Don Quixote. Sono tanti i personaggi, ma mi piace anche da morire l'innominato dei Promessi Sposi, la monaca di Monza, quei personaggi lì scritti bene. Poi, dunque, 12, un libro in cui vorresti poter vivere. Io non ho questa cosa qui dello stare dentro ai libri, cioè vorrei vivere in quel mondo lì. Allora, innanzitutto perché non sono attratta da mondi magici, non leggo fantasy, ma al di là di tutto non mi attraggono. La magia, i poteri e così via non sono cose che mi affascinano particolarmente nella vita vera, eh. Poi magari nei libri sì, ma non nella vita vera. Non ci sono mondi o libri in cui vorrei vivere, anche perché spesso i libri che leggo sono estremamente disagiati, quindi è meglio non abitarci dentro. Diciamo che non posso non provare un sentimento di desiderio e nostalgia pensando alle cavalcate in Lonesome Dove. Io andavo a cavallo, amo i cavalli, è una cosa che non faccio più da anni. Qui sono descritte le cavalcate in mezzo alle praterie, valicando fiumi, nelle montagne. Si sente proprio il rumore di tanti cavalli e delle mandrie che corrono in questi spazi ampissimi, con questo cielo, sulla testa infinito, questo legame profondissimo con una natura che può anche essere pericolosa. Ecco, dentro queste cavalcate mi ci sono sentita tanto e avrei avuto voglia anche di esserci. Poi, numero 13, un libro che pensavi di odiare ma che hai finito per amare. Allora, se io penso di odiare un libro non lo leggo. Nel senso che non leggendo per obbligo, non devo fare recensioni, non mi vengono inviati i libri dalle case editrici, non partecipo a gruppi di lettura se non ci sono libri che mi incuriosiscono molto, non posso dirvi che pensavo di dare un libro che poi ho amato. Perché se penso di dare un libro, come vi dicevo prima, semplicemente non lo leggo. Questo non significa che non esca mai dalla mia comfort zone, ma ci vuole un po' almeno di curiosità, quindi un'aspettativa almeno di trovare qualcosa, magari di nuovo, magari di lontano dal mio gusto, ma che possa piacermi, ce l'ho sempre, se no non inizio a leggere un libro. Però io qui vi voglio portare comunque per rispondere a questa domanda e per spiegarmi un po' meglio, tre classici e un altro libro che nel caso dei tre classici io avevo letto in gioventù. E secondo me li avevo recepiti a un livello molto superficiale, per cui la rilettura è stata per me fondamentale. Parliamo di Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen e di Jane Eyre di Charlotte Bronte, che ho letto per il gruppo dei mattoni inglesi di Ilenia Zodiaco. Erano tutti e due libri che avevo, diciamo, preso un po' superficialmente. Questo sicuramente l'avevo vissuto in maniera più superficiale, questo l'avevo trovato anche un po' pesante e noioso all'epoca quando lo lessi. La modalità di approccio alla rilettura di questi libri, quindi proprio è stato un desiderio il mio non di ritrovare una storia che bene o male conoscevo perfettamente, ma di andare a scavare dentro i significati di questi libri, e lo stile di scrittura mi ha permesso di conoscerli a fondo
e di amarli in quanto prodotto letterario, prima di tutto, che non la semplice cosa questo libro mi è piaciuto e questo libro no. Anzi, vorrei dire che questi sono due libri che mi sono piaciuti moltissimo, malgrado il contenuto, malgrado quello che c'è scritto dentro. Poi, vabbè, nel caso di Jane Eyre mi spiegherò meglio quando vi parlerò delle mie letture del mese. Mi spiegherò meglio che cosa intenda con questa espressione, diciamo, però sono libri che ho apprezzato moltissimo. Ho fatto la stessa cosa un paio d'anni fa con Cime Tempestose di Emily Bronte. Anche qui avevo probabilmente recepito solo la parte più superficiale di questo libro. Ho capito, rileggendolo, meglio, credo, le intenzioni dell'autrice, che non ci voleva assolutamente parlare di una storia d'amore passionale, ma di un rapporto decisamente tossico, di personaggi egoisti, e ha scritto un racconto gotico alla fine, più che un racconto d'amore. Altro libro che ho iniziato a leggere per curiosità, ma che è molto, ma molto di più di quello che mi aspettavo, è Uccelli di Rovo di Colleen McCallaghan. Io pensavo fosse un stile feuilleton su un rapporto di coppia, un rapporto d'amore scabroso tra un prete e una giovane donna. Mi sono trovata davanti a un romanzo storico di ampissimo respiro che copre tutto il Novecento, va dall'Australia all'Inghilterra, all'Italia, passa per le guerre, è una storia familiare, è una storia di indipendenza femminile, è una storia generazionale. Che ci fa conoscere un mondo, quello dell'Australia e della Nuova Zelanda, che noi conosciamo pochissimo anche dal punto di vista politico. È un romanzo dal respiro enorme, un respiro che mi ha fatto pensare più a Via col vento che a un romance, senza dubbio. Questo è un libro che mi ha molto, molto stupita. Poi, 14, un libro che ti ha fatto piangere. Allora, è facile che io mi senta emotivamente scossa, mi commuova anche dentro, diciamo, quando leggo dei libri che mi faccio piangere con le lacrime. È difficile. Generalmente mi fanno piangere con le lacrime i libri che raccontano di storie vere legate alla storia, con la S maiuscola. È stato così per L'inferno di Treblinka, di Grossman, è stato così per Una specie di vento di Archetti, che parla di Piazza Loggia. Ve ne ho parlato nell'ultimo video che ho appena pubblicato, Riepilogo letture. Sono quelli i libri, Anna Frank, Il racconto di Pè, Bambina cambogiana, le storie vere. Quelle mi fanno proprio venire giù i lacrimoni. Ci sono dei libri che mi hanno fatto piangere di narrativa? C'è un singolo episodio, e chi l'ha letto lo sa, perché è una cosa che è successa a tutti, in Lawson Dove, che mi ha fatto venire giù i lacrimoni giganteschi. Poi cos'è che ho segnato anche? E vabbè, mi ha commossa molto, 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 soprattutto il finale di Chiamalo sonno di Roth. Ve l'ho fatto vedere prima. Questo mi ha commosso davvero tanto. Poi It mi ha commosso, il finale di It mi ha commossa tantissimo. Poi, 15. Un libro che vorresti poter leggere per la prima volta? Nessuno. Nessuno, per le ragioni di cui vi ho parlato, parlandovi di questi tre classici. Secondo me c'è un motivo per cui un lettore legge una cosa la prima volta e la recepisce in un modo, rispetto a come la recepisce la seconda o la terza volta. Quindi sono tantissimi i libri che ho amato molto e che vorrei rileggere, ma che sono contenta di aver già letto, perché così posso andare a scovarli meglio. Poi è ovvio che in realtà, quando si legge da tanto tempo e si ha la mia età, ci sono dei libri che si sono letti, ma è quasi come non averli letti, perché è passato talmente tanto tempo dalla lettura che si crede di averli completamente dimenticati. In realtà, da quando ho cominciato a rileggere, ho scoperto che non è proprio vero, che si sono completamente dimenticati, perché man mano che si va avanti a leggere, in una rilettura si ritrovano le cose, tornano alla mente le cose che in realtà la mente probabilmente aveva un po' solo celato alla memoria.
Quindi anche questa riscoperta di quello che si credeva di aver perso è bella, ma è bello soprattutto ricordare l'esperienza di lettura, la precedente esperienza di lettura, con tutto quello che ha comportato a livello di emozioni, di ricordi, e ampliarla, con la nuova esperienza di lettura di un lettore, lettrice che è cresciuto, che ha delle altre percezioni, che in quel libro magari sta cercando qualcosa di diverso, che la prima volta era nascosto alle nostre menti, al nostro cuore. Per me questa riesplorazione, più che rilettura, di un libro è qualcosa di magico. Per esempio, sono felicissima io, ma veramente felicissima, di avere già letto e di poter rileggere Abbiamo sempre vissuto nel castello di Shirley Jackson. Io, quando avrò finito i libri di Jackson che mi mancano, rileggerò sicuramente questo e L'incubo di Hill House subito, questo per primo. Felicissima di aver già letto e di poter rileggere Trilogia di New York di Paul Auster, e non vedo l'ora di buttarmi su Il maestro e Margherita di Bulgakov. Sono queste esperienze nuove, nonostante non lo siano per quanto mi riguarda. Un altro libro che vorrò rileggere, questo più volte nella vita, ma per le stesse ragioni per cui rileggo Virginia Woolf, perché mi dà tanto in termini proprio di crescita personale, molto più di qualsiasi libro di crescita personale, Ricordate il sottosuolo, dal sottosuolo di Fyodor Dostoevskij, che io in questa edizione, con traduzione di Tommaso Landolfi per la piccola biblioteca Delphi, vi consiglio per una traduzione un po' più aggiornata l'edizione Feltrinelli o Einaudi. Io, tra l'altro, avrei potuto usare questo libro anche per rispondere alla domanda che libro ti ha fatto piangere, perché io ho pianto anche in video quando vi ho letto il finale di questo libro. Perché questo libro parla troppo, troppo, troppo di noi esseri umani. Ve lo rileggo. Siamo arrivati al punto di considerare la vita vera quasi quasi una fatica, qualcosa del genere di un impiego, e conveniamo tutti dentro di noi che sono meglio i libri. E perché ci agitiamo ogni tanto? Perché facciamo gli stravaganti? Che cosa vogliamo in sostanza? Non lo sappiamo neppure noi. Per noi sarebbe peggio se le nostre stravaganti richieste fossero soddisfatte. Cioè, guardate che cosa vi fa pensare, che cosa non scatena a livello di pensieri una frase del genere. Ma provateci un po', ci diano per esempio un po' più di indipendenza, ci sciolgano le mani a uno qualunque di noi, ci allarghino il nostro campo d'azione, ci tolgano di tutela e noi, ve lo assicuro, chiederemo all'istante di essere rimessi sotto tutela. So che voi a sentir questo magari vadirate con me, griderete, pesterete i piedi. Di grazia, parlate soltanto di voi stesso e delle vostre miserie del sottosuolo e non osate dire noi tutti. Permettete, signori, io non cerco mica di giustificarmi con questo dire tutti, ma per quello che personalmente mi riguarda, io invero non ho fatto altro nella mia vita che spingere agli estremi ciò che voi non osavate fare neanche a metà, stimando per giunta ragionevolezza la vostra vigliaccheria, e con questo inganno consolandovi, sicché io ne risulto magari più vivo di voi. Ma guardate dunque un po' più a fondo. Noi non sappiamo neppure dove stia di casa la vita adesso e che cosa sia o come si chiami. Fate che ci lasciano soli, senza libri, e subito ci confonderemo, ci smarriremo, non sapremo che partito prendere, a che attenerci, non sapremo che cosa amare e che cosa invece odiare, di cosa far conto e che cosa disprezzare. A noi ci pesa persino ad essere uomini, uomini dotati di un proprio corpo, di un proprio sangue. Ci vergogniamo di questo, lo riteniamo ignominia. E aspettiamo di diventare non so che inauditi esseri astratti. Siamo nati morti, del resto è un pezzo che non nasciamo più da padri vivi, e questo ci conviene sempre più. Cominciamo a prenderci gusto, presto inventeremo la maniera di nascere dall'idea. Ma basta, non voglio più scrivere dal sottosuolo. Ma i ricordi di questo cultore di paradossi non finiscono qui. Egli non si è tenuto e ha seguitato,
però anche a noi sembra che qui si possa far punto. 1864. Argomenti esplorati poi da tutta la narrativa di Dostoevsky che segue a questo libro e che secondo me è quanto mai attuale, almeno per spingerci a una notevole e importante riflessione. Poi, un libro che potrebbe curare un blocco di lettura. Non ho deciso di non rispondere a questa domanda perché è troppo soggettivo. Ho fatto anch'io forse dei video in cui ho parlato di sblocco, forse no, non me lo ricordo neanche. Comunque ci sono tanti video su YouTube, su libri che possono sbloccare dal blocco della lettura o cose di questo genere. Bisognerebbe intenderci su cosa sia, se esista per davvero il blocco del lettore. Ma al di là di questo, mettiamo che esista. Cioè che sia un vero e proprio blocco, non semplicemente un momento della vita in cui non si riesce tanto a leggere, per ogni lettore funziona qualcosa di diverso. C'è chi cerca l'appassionarsi a una trama, c'è chi cerca il suo autore preferito, c'è chi cerca il libro comfort, c'è chi cerca il libro scioccante, c'è chi cerca l'alta letteratura perché ha voglia di riappassionarsi alla letteratura. Non so rispondere con una domanda che valga per tutti, assolutamente. Poi, 17, un libro che pensi che tutti debbano leggere, anche qui mi spiace, ma non rispondo, non credo che esistano libri necessari, non credo che nessun libro debba essere per forza letto, perché se no non si è un vero lettore, assolutamente no. Diciamo che gli unici libri che in generale io ritengo necessari sono quelli che parlano della nostra storia, della storia dell'umanità in vario modo declinati. Insomma, la storia credo che sia necessario conoscerla attraverso libri, attraverso saggi, attraverso romanzi storici, articoli, riviste specializzate, qualsiasi cosa. Ma secondo me è necessario conoscere la storia, non è necessario leggere alcun libro, secondo me. Poi, un libro che pensi sarebbe un film fantastico. Non sono capace io tanto a capire, cioè a immaginare un film da un libro. Sicuramente Non Son Dove sarebbe un film bellissimo, tanti libri sarebbero probabilmente film bellissimi. Mi è venuto in mente così di botto Dio d'illusione di Donna Tartt. Si presta secondo me a un lavoro cinematografico perfetto, però la storia del cinema ci insegna che alle volte sono stati tratti film straordinari da libri mediocri e film mediocri da libri straordinari, perché spesso è l'idea poi alla fine che fa il film, è il regista che poi fa il film, non lo scrittore che ha scritto il libro. Io a questo ci tengo tantissimo, perché secondo me si fa un po' un casino a volte quando si parla di queste cose. Faccio un esempio semplicissimo. C'era una volta in America di Sergio Leone, è uno dei miei film preferiti in assoluto. Il libro io non l'ho letto, ma so che il film è tratto da un memoir scritto da un uomo dal carcere che parla della sua vita. Il libro non è né particolarmente letterario né particolarmente bello, però ha dato lo spunto di idea a Leone per realizzare uno dei film più belli che siano mai stati realizzati nel mondo. Vi ho parlato prima di Jules Jim, di Truffaut. Di cos'altro vi potrei parlare in questo senso? Lo stesso Shining, Stephen King si è arrabbiato un sacco dopo che è uscito il film di Kubrick, perché Kubrick ha fatto il suo film, che per trama è molto simile, se volete, tranne alcuni importanti in realtà cambiamenti, comunque abbastanza simile al libro, ma il significato, quello che vuole comunicare il film di Kubrick rispetto al libro di Stephen King è opposto. È diversissimo, però a Kubrick non gli potevi certo dire come fare il film perché aveva anche un carattere allucinante. Lui ha sempre fatto il suo film. Ha preso Doppio Sogno di Schnitzler, che è un libro carino, bello, e ne ha fatto un film straordinario in Eyes Wide Shut, cambiando, stravolgendo tutto, anche periodo storico, dinamiche. Ha preso l'idea del Doppio Sogno, ecco. E poi ci sono dei libri bellissimi tipo It che non hanno avuto una degna rappresentazione cinematografica,
Mai, né prima né dopo, né nella versione precedente né in questa, non c'entra nulla l'ultimo film di It con It. Poi è bello, a livello cinematografico stretto, quindi fotografia, recitazione, ambientazione, è un bel film, ma non c'entra niente con It, ma non ha dato neanche una chiave di lettura diversa come ha fatto Kubrick con Shining, ecco, quindi è difficile dire siccome questo è un bel libro, il film sarà altrettanto bello, o sarà più bello, o sarà comunque abbastanza vicino allo spirito del libro, è molto complicato. Mi permetto di dire però che secondo me sarebbe anche facile, volendo, fare una bellissima serie televisiva dalla saga di Blackwater, innanzitutto perché lo scrittore ha lavorato principalmente per il cinema, secondo me questa è una sceneggiatura già fatta, magari non in termini di tecnici, ma trasposta, cioè, diciamo traslata, facendo la parafrasi di questa prosa in sceneggiatura, questa è una sceneggiatura già fatta. Qui andrebbe solo accesa la telecamera, scelti, fatto il casting, scelti gli attori e questa è una serie televisiva già fatta. Si potrebbe prendere da qui pedissequamente e fare una serie che potrebbe anche volendo superare, visto il mezzo con l'immagine, la colonna sonora, eccetera, gli effetti speciali, potrebbe anche superare la scrittura, diciamo. Poi ho quasi finito, non abbiate fede. 19. Un libro che vorresti che tutti leggessero, anche se fuori dalla tua zona di comfort. Anche qui è un po' difficile perché se ho un libro in casa e se l'ho letto, sì, sarà fuori dalla mia zona di comfort, però è semplicemente un libro che mi è piaciuto. Ecco, allora, approfitto di questa domanda per parlarvi di un genere letterario che io frequento pochissimo perché non mi si confà particolarmente, ovvero quello delle graphic novel. È difficile che io abbia sento proprio un desiderio forse nato di leggere una graphic novel, ma a qualunque lettore che ama anche molto la narrativa e che non è abituato o non ama particolarmente questo genere, e ovviamente a tutti gli appassionati di graphic novel invece, la mia cosa preferita sono i mostri di Emil Ferris. Dal punto di vista narrativo è un prodotto eccezionale. Siamo a Chicago negli anni 70 ed è un racconto questo di formazione. La protagonista è una bambina che si sente, si vede e alle volte vorrebbe essere un mostro, che si isola un po' dal resto del mondo, che parla appunto di formazione, di bullismo, di adolescenza, di crescita, ma abbiamo un racconto che parla anche di emarginazione, di povertà, di famiglia, di disagi familiari. Ma è anche un racconto che parla di storia fino al nazismo, ma che parla anche della morte di Martin Luther King, di razzismo, di disordini sociali. Ripeto, siamo in una Chicago degli anni 70 che si sente fortissima. Detto ciò, questo non è un romanzo, quindi fortissime sono anche le tavole. Innanzitutto è bellissimo il fatto che l'autrice abbia voluto riprodurre un quaderno, vedete? Come se questo fosse il diario della nostra protagonista. Ogni capitolo si apre con una specie di locandina, tipo una locandina di film horror, di serie B degli anni 70, ma guardate che meraviglia. Io non me ne intendo, ripeto, ma secondo me è innegabile che queste siano tavole meravigliose. È tanto scritto questo graphic novel, c'è veramente tanto tanto testo, è molto molto ricco. Io non vedo l'ora che sia tradotto il secondo volume, perché è un'antologia questa. Esiste già la versione in inglese, fino a un po' di tempo fa l'autrice non l'aveva ancora pronta, ora la versione in inglese esiste già, quindi se leggete in inglese vi interessa, potete trovare tutto in lingua originale. Non vedo l'ora che sia tradotta la seconda parte e questo è un volume che vi consiglio tantissimo. Poi, 20, siamo arrivati alla fine, un libro che non dimenticherai mai, nessuno, lo dimentico tutti. Il discorso che facevo prima, si dimentica tutto, non si dimentica niente. Si ricordano le esperienze di lettura, i libri restano dentro in tanti modi, per tanti motivi e non necessariamente il ricordo passa per forza in maniera stringente dalla memoria. Sono tantissimi i libri che mi hanno segnata profondamente, ve li cito spesso e volentieri, poi alla fine sono quelli che, come
con i quali potrei rispondere a questa domanda, ecco. Però è la lettura in sé che è un'esperienza meravigliosa e che riempie la vita e che riempie il cuore, le menti di tutti noi, al di là del singolo libro, secondo me, ecco. Quindi non vi risponderò con un titolo in questo caso. Vi faccio salutare anche da Nora, che è qui proprio alla fine, ma non ci vuole stare, vedete? Alla fine di questo video, io ho terminato, non taggo nessuno in particolare, ma taggo tutti. Chiunque voglia riprodurre questo video lo faccia, perché secondo me ci sono tanti spunti. Non ti attaccare ai cavi, eccola qua. Ci sono tanti spunti interessanti. Se volete rispondere qui sotto nei commenti, fate pure. Io, come sempre, vi ringrazio tantissimo. Vi mando un bacio grande e alla prossima, se vi va. Ciao!